dalla carenza progettuale, carenza di finanziamenti e troppi ricorsi alla magistratura, si era inaugurata una fase abbastanza lunga per la quale un'opera pubblica in Italia non aveva né un inizio né una fine, e il codice risponderà positivamente. Porterà la certezza che un lavoro pubblico ha un inizio e una fine certa. Lo facciamo avendo previsto il progetto esecutivo in sostituzione di una progettazione più vaga che era prevista nel vecchio codice, la certezza di finanziamenti e soprattutto nella riduzione delle stazioni appaltanti la possibilità di avere poche stazioni e ben formate, quindi all'altezza di gare d'appalto anche significative. Il codice contiene senza dubbio delle forti innovazioni e delle marcate semplificazioni, ma come tutte le innovazioni ha bisogno di essere recepito da parte delle stazioni appaltanti, che hanno bisogno di conoscerlo, di praticarlo, di metterlo in pratica. È indubbia la spinta del nuovo codice verso una possibile riduzione del contenzioso. Certo, sicuramente la pluralità delle fonti sotto questo profilo non ci aiuta. Gli enti locali si trovano di fronte a parametri rigidi, a patti di stabilità, a carenza di liquidità e naturalmente non riescono sempre a far fronte con puntualità a pagamenti in favore delle imprese. Ultimamente, per quello che era mia conoscenza, la situazione era migliorata, perlomeno per l'ente provincia, tutto sommato non stiamo andando troppo male con i pagamenti, però effettivamente è un tema che va affrontato, perché soprattutto sulla parte degli investimenti bisognerebbe avere più flessibilità.